diciamo, questo pezzo di database, io ho fatto chiudere di schiattamento anche se schiattava. Ma se sentite prendo me lo dite, lo riparlo di accendo, vedo la gente che ha le maniche corte ti comincerà a lavorare su questo database, perché fondamentalmente è un sistema per gestire un mall, cioè un negozio online. È un sistema molto abbastanza complesso, che però contiene praticamente quasi tutto, al 95% di quello che uno può utilizzare con i database relazionali, perché possiede due parti ben distinte. Quella praticamente della vendita online, ovvero del magazzino, che fondamentalmente è collegato al magazzino, e quello che riguarda anche poi la gestione degli ordini e delle fatture e dell'invio praticamente del materiale. Quindi noi abbiamo visto solamente fino adesso la parte praticamente che riguarda il diciamo fondamentalmente il magazzino. Abbiamo visto che fondamentalmente questa è una struttura organizzata in maniera gerarchica. Qua non ci sono relazioni molti a molti, se l'avete studiata bene, la struttura gerarchica che va dalla tabella praticamente scaffale a quella che contiene praticamente la marca dei prodotti, la tipologia e la classificazione poi fondamentalmente. Ma scusami, però potrebbe essere espansa anche molti a molti, perché che poi volendo ognuno ogni cosa si può connettere con tutti quanti, non soltanto a... Allora, ci sono delle gestioni del magazzino che ti permettono di vedere praticamente, io me ne ricordo che ce n'era una, l'avevo pure trovata, straniera, che tu potevi esaminare praticamente i prodotti per reparto, per stand, quindi che ne so, elettrodomestici, oppure televisore, oppure impianti file, oppure potevi scegliere la visualizzazione per marca di prodotto, ci vuoi vedere tutti quelli della Samsung, allora lui ti tirava fuori tutti quelli della Samsung e ti faceva e te li faceva vedere suddivise praticamente per tipologia del prodotto. In teoria sì, in quel caso là sì, si può fare cosa molti a molti, ma è estremamente complessa, diciamo, da gestire, perché dipende da dove entri. Però si può fare quella. No, ma anche pensando al discorso un'altra volta, di ormai tutto connesso, magari in teoria un negozio che fa adesso, l'articolo poi lo vuoi connettere a tutte la stessa marca, perché ti dice volendo, se te lo fai sempre Samsung, tu ti puoi mettere la lavatrice la trota, la lavatrice, le cose. Sì, questo sì, si può fare. Però qui, ripeto, il collegamento molti a molti sta praticamente nel... non in questo pezzo praticamente del database, ma nel pezzo che manca, cioè nel quello per la gestione degli ordini. Perché là avremo un ordine, è un dettaglio ordine, voi sapete che dentro un dettaglio ordine, un ordine ci possono essere più righe, ho ordinato tre banchi di memoria, una lavatrice, un televisore e due computer. Allora, in quel caso là c'è praticamente il raccordo praticamente tra due pezzi, che è una relazione molti a molti. Perché? Perché un ordine potrà contenere più articoli, lo stesso articolo può essere contenuto in più ordini, giustamente, quello è il raccordo molti a molti. È già così abbastanza complicato, diciamo, gestirlo. Se lo facciamo come dici te, che uno può accedere in due modi diversi, io vedo praticamente per scaffale, marca dei prodotti, oppure vedo per... Poi diciamo in generale in tutti, uno può vedere, che so, la spiegazione, vuol dire tutti gli usati, non importa che genere di articolo è. Usato potrebbe essere un attributo praticamente dell'articolo. Non la classificazione? No. Per così la vuoi interpretare? Io ho usato, se lo dovessi mettere, lo metterei dentro la tabella articoli. Anzi, oddio, no. Nemmeno, perché ci potrebbe essere un Apple, potrebbe essere, insomma, un computer che è venduto sia come nuovo, ma anche come usato. Allora forse lì dentro forse bisognerebbe ancora scendere un po' su. Per quello io metterei la classificazione, perché così l'articolo che ha classificazione 2 è nuovo, quello che ha classificazione 1 è usato, per esempio, cioè potrebbe anche essere, potrebbe andare bene anche lì. E con cosa ti metti la descrizione? Che forse non ho capito bene. Allora, scaffale, noi questo qua l'abbiamo organizzato, classificazione del prodotto è l'articolo, è insieme, scusa, adesso dico classifichiamo il prodotto, è l'articolo con tutta la sua descrizione e tutti i suoi attributi. Sì, mi pare che non vorrei sapere che ti ho detto qualche altra volta, dicevo dell'usato, delle offerte, delle cose, quello è classificazione, perché un articolo può avere...
Sicuro che l'hanno fatto così? Perché io di solito queste cose le metto a parte, non le metto. Ma io l'avevo detta una cosa, magari era semplicemente in punto in concomitanza quando tu hai scritto quello lì. No, scusa, se quello è scaffale, marca del prodotto, tipologia, forse sta dentro tipologia. Perché lo scaffale potrebbe essere, che ne so, televisori. La marca del prodotto potrebbe essere Samsung. Nella tipologia del prodotto c'è praticamente nuovo, usato, in offerta e cose di questo genere. Però fondamentalmente sì, potrebbe essere là, è questo, quindi questo mi sa che era insieme. Io mi sono scordato forse dei 22 punti dopo classificazione del prodotto, articolo con tutta la descrizione. Okay. E questo vediamo, allora questo è il primo pezzo, ma adesso vediamo di implementarlo. Però prima di fare questo io volevo ritornare un attimo su quel database che abbiamo fatto praticamente sulla libreria, in modo tale che adesso lo carico. Lo carico perché io ce n'avevo uno che dentro praticamente c'ho, dovrei avere una ventina di libri all'incirca, sì, ecco. 18-20 libri su cui dopo vedremo praticamente un po' di come si cominciano a fare i primi concetti per quanto riguarda le query, cioè le interrogazioni sui dati, con le varie tipologie di legami fra le varie tabelle. Allora, prendiamo un attimo questo, poi ritorniamo a quello, così intanto ve lo carico, ve lo potete scaricare praticamente. La base di libreria. Lo stesso qua prima che cominciamo. Dimmi. Se metti la password per installare XAMPP su Windows al volo. Su che? Su Windows? Su Mac. Ma c'è Mac su Mac? Non c'è qua. È controllato dentro applicazioni? Non ho visto dentro applicazioni. Perché deve essere installato su tutti. No, vedo un po' applicazioni. Ah no, non c'è su questo, c'è per giù. Com'è? Ma ti trovi meglio Luxan? Rispetto a. No, per usare Mac, che già lavoro uso Windows, se poi torno a casa uso Mac, torno qua uso Windows, mi fa scemo io. Ma puoi usare Windows qua? Eh no, mi preferisco da Windows. Ok, dopo che non lo sì, poi questa cosa io l'avrei eliminata dai prossimi corsi, gli ho detto facciamo tutto quanto su Mac e finisce la storia. Beh, lo so, però il web design, chi fa design ne lavora su Mac. Ma chi fa programmazione su Windows? Quindi. Allora, ritorniamo un attimo a questo qua. Allora, questo è il database che ho fatto io della libreria. Dentro ci sono praticamente un certo numero di dati. Qui esiste anche la tabella praticamente casa editrice, ci avevo messo dentro. Quindi vedete, questo è il database e questi sono i vari legami. Tra casa editrice e libri c'è il campo IT casa, fra libri anzi poi c'è nominativi che c'è il di nominativo e poi c'è le qualifiche. Vedete, là già l'avevo chiamata nominativi praticamente la tabella. E questa è praticamente la tabella di racconto che genera questa relazione molti a molti. Quindi questo è completo, ma adesso io lo carico praticamente sul Lab4Train, ve lo scaricate e eventualmente cancellate quello che c'avete, che praticamente non ci sono dati dentro. Vi ricreate dalla base libreria e vi ci caricate questo dentro, così almeno. Ma ce lo passi via SQL? No, ve lo passo via. Sì, ve lo passo via Lab4Train. Sì, però dico in formato SQL. Diciamo, sì, importa, sì, no? Sì, 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 fate l'importazione. Punto ok, me lo carico, allora non lo zippo perché no, non è perché purtroppo non di ho provato a caricare WinRAR su queste cavolo di macchine sotto la versione RAR per Mac, ma perché qualcuno che voleva lavorare su quel che non ci sono riuscito, quindi non ve lo passo in chiaro. Allora, dispensa esercizi, mettiamo qua. Allora, questo qua è, ora ne metto un altro, libreria pieno, con dati, sfoglia, ce lo prendiamo da qui. Dati, ecco qua, libreria SQL. Vai. Sono perfetto.
Adesso ce l'avete, quindi potete tranquillamente scaricarlo e fare il ripristino praticamente del database. Quindi entrate innanzitutto dentro la sezione server, database, prima vi cancellate il database di libreria. Dice una cosa strana. Dice che è stato rimosso o cambiato di nome. Perché? No. Non è che magari aggiungo qualche qualcosa, lo mette su, non so. Ci sono liberatori. No, questo. Message. Comunque vi do il nome molto lungo, magari aggiunge qualcosa. Sì, no, ci mette la data. È una cosa che c'è un vizio che c'è al dominio. 22 volte 2015, no, allora. Forse quello? Allora, dai inizio per questo qua, esercizi. Allora, scarica il file, libreria con dati, vediamo un po' se faccio scarica il file. È questo, 2015-11. Ah, c'è un errore però. Ha scritto due volte l'anno, no? Quello è l'errore. Mi sembra scrivere, non quello detto. Se io vado a scaricare quest'altro, lui me lo mette. No, è sempre così. Ma perché ce ne sta uno uguale? Ah. 2015, 11, 20, 2015, 18, 19. Gli altri si scaricano, sì, gli altri l'hanno scritto. Sì. Vabbè, dai, adesso poi l'ho detto a Domenico, vediamo un po'. Allora, dimmi. Tutti siete comunque... No, è un problema di nome di file. Ma tutto si sono problemi. Ma qual è il file? Questo, libreria con dati. Dice che ha cambiato nome. Solo quello? Sì. Vabbè, io lo dico subito. Forse, aspetta un po', forse perché... Ma l'hai provato a mettere adesso tu? Forse perché lui lo vuole zippato? No, assolutamente no. Ok, ma guarda. Insomma, comunque fai un zip per sicurezza. Io faccio il go to application. Però non lo vuole. Non dobbiamo aspettare allora che Domenico fa questa cosa. Intanto faccio una cosa. Vorrei provare un po' però. Vabbè, noi intanto faccio questa cosa. Alcune cose ci mocca. Allora. Cominciamo allora a vedere questo primo pezzo praticamente del... L'avete fatto? L'avete abbozzato un po' questo progetto? Scusami, lo stesso problema? Ma allora è un problema di incompatibilità. Però è strano perché questo qua, su questo funziona. E tutti i sistemi operativi sono gli stessi. Sì, davvero. Tutti questi sono gli stessi. Non lo fanno anche nei... No, infatti. Vabbè, come non vedo. Strano perché su questo funziona. E sono identici perché sarà il primo che sarà installato e poi sarà duplicato praticamente su tutte le macchine. Lei ha tocco femminile, magari ha fatto qualcosa di Allora. Quindi? Vediamo allora di cominciare a implementare praticamente questo database e poi facciamo l'altro pezzo, che è quello che riguarda praticamente la gestione degli ordini e la raccordiamo tra di loro. Allora, vediamo un po' se io lo faccio come lo penso io. Vedete voi che cosa avete fatto praticamente, diciamo, utilizzando diciamo la vostra, quello che avete capito. Allora, il database lo chiamiamo centro commerciale, come volete voi. Non è così,
Vabbè, ma chiamate nel negozio, l'abbiamo già chiamato qualcosa, no? No. Negozio, crea. Allora, io dentro negozio, la prima cosa che vado a fare, vado a creare praticamente quello che è lo stand, lo scaffale, dove mettere le cose. Allora, qui il problema, noi gli abbiamo dato dei nomi che somigliano molto a quello che uno trova praticamente dentro un negozio. Però se vogliamo possiamo anche cambiarli praticamente, dai un nome un pochettino un po' più, diciamo migliore. Allora, scaffale lo potremmo chiamare, che ne so, stand, area, qualcosa che ha a che fare praticamente con i vari reparti di un centro commerciale, di un negozio. Numero di campi, per il momento ci mettiamo solamente l'identificatore, il nome e lo stato. Lo stato conviene sempre metterlo in tutte e quante le tabelle, perché mi permette di aprire e chiudere con una botta sola degli stand. Cioè, se io sto facendo manutenzione praticamente, sto facendo manutenzione sul mio stand, perché sto facendo inserendo dei nuovi articoli e cose di questo genere, lo posso anche oscurare su web partendo proprio dalla radice, cioè dall'oggetto padre, mettendo attivo, non attivo, quello automaticamente non vedrò né tutte le marche presenti dentro quello stand né tutti gli articoli, quindi non si potranno fare gli ordini e quindi come tale non si potrà fare niente. Volendo, se uno volesse fare anche, sarebbe anche intelligente mettere anche una data di apertura, perché molte volte nei negozi, sapete, si fa questa strada, questa pubblicità, non so se avete mai visto, tra 10 giorni aprirà lo stand che riguarda, che ne so, piatti e bicchieri, e allora se questa cosa si gestisce in automatico mettendoci una data di apertura e andando a controllare il valore di quella data, creando una specie di contatore all'indietro, non so se vi ricordate, sì, la pubblicità da Mercedes classe A, no? Quelle cose che serve per dare un po' l'attesa dal punto di vista del marketing. Anche perché ogni azienda annualmente ha la nuova linea. Esatto. Io questo, ho lavorato nel settore delle porte, delle finestre, degli infissi, e ogni anno quelli hanno un nuovo lancio della nuova collezione. Esatto, esatto. Quindi come tale, così forse è meglio, perché in modo tale che uno può gestire delle procedure in automatico senza dovesse andare a ricordare un giorno dove mette a mezzanotte, un minuto dove mette la spunta, fammi lo stand praticamente, cioè devi lasciare l'operaio là a mettere spunta sul database a mezzanotte, un minuto. Allora ci mettiamo dentro 4 campi, non 3, l'ID, il nome dello stand, la data di apertura e lo stato, 4. Quindi io lo chiamerei questo qua ID stand, però per strano me dà, non andava così lento. Questo è un int, lo mettiamo automaticamente uguale a auto increment, gli mettiamo il nome dello stand, nome stand, questo è un var char di 40, potrebbe bastare. Ci mettiamo una data di apertura, io la chiamo dt stand, DTA stand, sta per data di apertura, lo mettiamo del tipo, allora a noi non ci interessa che ci siano anche le ore, minuti e secondi, basta che sia un campo di tipo date, quindi che detto contenga 4 valori per l'anno, 2 valori per il mese e 2 valori per il giorno, punto. L'ora non ci interessa, diciamo. E poi metteremo uno stato dello stand. Questo lo mettiamo booleano o TND1, tanto ormai abbiamo capito che praticamente per default questo qua, di solito i valori default si mettono sempre uguale a 1. In teoria quando io apro uno stand, poi devo mettere dentro pure tutti quanti i vari scaffali, cioè le marche, le tipologie, gli articoli, e poi lo attivo, perché sennò la gente avrebbe su quello stand e non trova niente. Però questo stand si riferisce allo stand commerciale, quindi è più o meno uno scaffale in questo caso, no? Sì, sì, lo stand è l'area, come la volete chiamare, di un negozio dove si vende un particolare tipo di prodotto. Io quindi non ci metterò uno come ti faccio di solito, ma ci metterò 0, perché quando lo creo lo metto non visibile, quindi chi lo vede dall'esterno non lo vede fondamentalmente, chi lavora invece sul CMS,
e sta facendo data entra degli articoli, delle varie tipologie di prodotti, invece lo vede perché là c'è un'altra tipologia di approccio. Lasciamo Maisa, ma così almeno possiamo fare le relazioni, perché se no abbiamo visto che con IndoDB non funziona. Io ancora sui forum non ho trovato la spiegazione, ho provato ad applicarne un paio ma non hanno funzionato. Incremento automatico al primo? Sì, sì, il primo deve essere AI spuntato, auto increment. Ripeto, quanti stand ci potranno essere all'interno di un centro commerciale? 20, 30, quindi in teoria questo IT è pure un numero sovradimensionato. Volendo qui dentro potremmo anche scendere, se vogliamo, a metterci un TINIT, che è massimo di 255 stand, basta la mazza, però lui per default utilizza quello, lasciamoci questo per il momento. Pensiamo in grande. Eh? Pensiamo in grande. Pensiamo in grande. Ok, allora lui qui dentro ha creato praticamente la tabella. Adesso, come secondo passo, dobbiamo, all'interno dei vari stand, c'è la marca del prodotto. Allora, come la vogliamo fare a questo punto? Pensiamoci un attimo, io l'ho fatto in maniera lineare, gerarchica, per farla in maniera semplice. Secondo voi è il modo più corretto di farla così in maniera gerarchica? Più flessibile, per me, magari, no? Flessibile che vuol dire? Nel senso flessibile che, tipo, gerarchia, nel senso che, come dicevi prima, ha più, così che una persona ricerca si batta per marca, per tipologia e per... Allora, supponiamo, prendiamo la Samsung. Se io creo una struttura semplice, tipo gerarchica, relazione una a molti, fra lo stand e la marca del prodotto, io dico che dentro la sezione, praticamente, elettrodomestici, ci stanno la Whirlpool, la Samsung, la Miele, l'Ariston e così via. Quindi questi quattro nomi che ho detto sono quattro marche. Quindi ho tabella stand, tabella marche. Poi c'è un altro praticamente stand, che è quello praticamente dei televisori, purtroppo lì dentro c'è la Samsung. Quindi in teoria mi toccherebbe di inserire un'altra volta Samsung con un ID prodotto, con un ID stand diverso. Si fa il puntatore alla marca, no? Cioè, il PID, cioè, mettiamo il... Quindi qua in effetti già in questo pezzettino non è una semplice relazione uno a molti, ma è una relazione molti a molti, perché io qui devo creare scaffale e prodotto. In uno scaffale ci possono essere, cioè scusate, scaffale e marca. In uno scaffale ci possono essere uno o più marche, la stessa marca può essere presente in scaffali diversi, cioè in stand diversi. Chiamiamo la stella, così almeno abbiamo lo stesso nome. Prendi la Samsung che fa le lavatrici, i televisori, esatto, i computer. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi sarà una semplice relazione una a molti, perché io troverò sempre un rapporto uno a uno. Ma possono capitare praticamente delle marche di prodotti che fanno da tutti. La Samsung è una di queste. Non so se la Philips fa pure le lavatrici, ma sicuramente la Philips fa i monitor per i computer, ma fa anche i televisori. L'HP fa i televisori, fa anche i computer, fa anche i monitor, fa anche le memorie di RAM, fa anche le stampanti, non fa le lavatrici, per il momento. Quindi come tale, questo primo pezzettino è una relazione praticamente di tipo molti a molti. Allora, io qui dentro mi faccio una tabella che chiamerò marche. Allora, sicuramente mi serve il puntatore, ah no, scusate, l'ID della marca, il nome della marca, e ci mettiamo anche lo stato della marca, perché se un giorno fallisce si deve eliminare praticamente dalla possibilità di inserire. Quindi tre campi secondo me vanno bene. Allora qui dentro mi metterò il team marca, pure questo può essere un intero auto increment, la marca parciar, pure questo 40 dovrebbe bastare, e lo stato della marca. Dato che tipicamente questo qua lo possiamo mettere booleano, questo può anche essere messo uguale a 1, così di solito quando inserisco la marca esiste, quindi come tale. Poi c'ho lo stand che fondamentalmente sopra mi blocca tutto, se io sto inserendo dei prodotti in uno stand anche di marche che non esistono, perché tanto è lui che blocca tutto, è il suo stato. Quindi adesso io faccio salva,
Comunque anche a me a casa la versione mia, cioè PHP, Mermin e ciò, mi fa il problema del mai del MyISAM, cioè mi fa le relazioni. Ma su Windows? Su Windows. Su Windows? Sì. Ma hai scaricato quello dall'ultima dal sito? Sì. Però mi fa Windows comunque. Allora, per io c'hai? La 7 mi sembra. Strano proprio, guarda, io sto tutto sti casini, ma questo è pure questo c'ha il 7 professional che funziona col MyISAM si vede e con l'InnoDB non si vede. Su uno di questi computer io l'ho provato, si vede anche con l'InnoDB le non c'ho l'otto. Forse allora forse c'è l'incompatibilità. Ma allora non veniva con questi vicini nemmeno, forse il Mac viene. No, no, pure su Windows dà alcuni problemi, ok? Oh, quindi praticamente io adesso, dentro questo database del negozio, in questa parte qua, nel design, ho queste due tabelle che stanno praticamente allo stesso livello, quindi io mi aspetto che qui a fianco ci sarà una tabellina di raccordo che mi permette di gestire praticamente le relazioni molti a molti. Ripetiamo, nella stragrande maggioranza dei casi ci sarà un record, sarà una relazione una a molti, ma potrebbe succedere che esistono marche che vendono più tipologie dei prodotti e che quindi come tale più diciamo stand che contengono marche che producono più prodotti e quindi come tale devono essere in qualche modo differenziati, no? Dimmi. Ma tu, visto che fai la relazione molto a molti con un'altra tabella a sua volta, ma se sì, volendo si potrebbe fare tutto, non so, la relazione metti conto tra stand e marche un'altra cosa tutta dentro alle loro tabelle? In teoria sì, ma è abbastanza difficile perché uno dovrebbe utilizzare delle tecniche ricorsive. Cioè? Quello è il problema, che bisogna conoscere la programmazione per creare delle tabelle e quindi poi del codice PHP che viene eseguito ricorsivamente uno dentro l'altro. Noi faremo una specie di bozza di questa ricorsività quando si fanno i menu. I menu. Perché dentro i menu è abbastanza facile, perché sapete che i menu di un sito possono essere menu singolo, una voce che c'è per clic e ti porta da una parte, oppure menu che ti srotola una tendina e quindi già là abbiamo una relazione una a molti. Il menu fa come? Pensate un po' a Word. Menu. Poi ci potrebbe essere il caso ancora più drammatico che una delle seconde voci a sua volta apre un altro menu, de lato, e quindi la relazione diventa un'altra relazione una a molti. Ora, non sapendo a priori quanto possono essere le voci dentro un menu di un sito, tipicamente uno utilizza questa tecnica di fare una tabella ricorsiva che è un'unica tabella, gestendo opportunamente le voci se possono praticamente fare. Però è abbastanza complicato, quel menu è semplice, con altre cose diverse dai menu è complicato, quindi noi lo vediamo là e poi uno si deve mettere santa pazienza a studiarla anche per altre problematiche, perché là è abbastanza semplice. E vale la pena per, diciamo, la diminuzione del peso oppure no? La diminuzione del peso comporta una complessità nella programmazione che se uno la conosce bene, se no a questo punto deve prendere la decisione lui come fa le cose. Io tipicamente, fin quando si tratta del menu, cioè qualcosa che in qualche modo riguarda l'estetica e la navigazione all'interno del sito, questa cosa la applico. Quando invece si tratta praticamente di andare a gestire dati, tipicamente non la applico perché molte volte i sistemi informativi che gestiscono il magazzino e la fatturazione sono diversi, non sono prodotti direttamente da voi. C'è qualcuno che dice, che so, il sito l'ho fatto io, però il magazzino è gestito, che ne so, su Oracle, da SAP R3, e la fatturazione è gestita dai prodotti Zucchetti che fanno dei sallacci a quel database. Quindi tipicamente possono anche essere cose molto differenti fra di loro, e andare a capire come fa una cosa ricorsiva lì dentro diventa un po' complicato, quindi conviene sempre lasciare le cose separate, nettamente separate praticamente all'interno di questi progetti qua. Forse conviene un po' a sovrabbondare con le tabelle, ma almeno stai un po' più tranquillo per quanto riguarda la programmazione. Allora, questo qua, negozio, marche, a questo punto qui dentro facciamo la tabellina, io salvo in modo tale che mi lascia la posizione, me ne vado dentro negozio e faccio praticamente una tabella che chiamo stand marche,
E qui dentro ci metterò solo i due campi, ci metterò i contatori praticamente 2D, le due chiavi primarie che ho praticamente dentro al mio database. Quindi qui dentro ci metterò build stand, che è un intero, e build marca. Supponiamo che vada bene così, ok? Faccio salva. Ne rivado praticamente dentro al mio design e piazzo anche la terza tabellina, così intanto mi rendo conto di come funzionano le cose. Quindi io qui ci avrò il distend, tanto sicuramente non me lo fa, guarda. Ok, no, non è male, ma ho parlato male, non devo parlare male dei software, no scusa, ho sbagliato nulla. Il D-Mark. E ho praticamente le due, praticamente il debugger di debugger e il distend di distend, che mi legano praticamente. Quindi questa praticamente è la tabella da cui poi prosegue tutto il resto. E questa in teoria la potrei mettere anche così, vediamo se è meglio. Quindi tutto quello che viene dopo prosegue a partire da questa, giusto? Scusa un attimo, aspetta, com'è che ha collegato i due da negozio stand? Allora, ho fatto clic qua sulle relazioni. Sono partito da stand, ho fatto clic sui distend, poi lui mi dice pit stand. Ok. E te marca e pit. Perfetto. Quindi se lo vediamo così, io cerco modo di farci entrare tutte e due. Ok. Qui dentro marca di prodotto, adesso io devo scendere qui dentro, no? Quindi io mi aspetto che qui sotto ci sia praticamente una tipo, scusate, quinto tipo, scordo sempre, così almeno si capisce che è così, se no mi scordo sempre le 22 punti, la tipologia del prodotto, come se potrebbe essere, non so, televisori, boh, lavatrici, quello che mi pare, no? Allora, quindi io mi aspetto qui dentro che ci sia praticamente una tabella che chiameremo, che so, prodotti, prodotti, e dentro ci metterò un ID che identifica ovviamente il prodotto lavatrice, un ID che identifica ovviamente i televisori. Come faccio a raccordarlo con questa tabella che contiene praticamente fit stand e fit mark? Il problema è che io mi devo portare appresso al teoria adesso tutti e due questi campi, perché questi due campi qua identificano univocamente dentro sta tabella che cosa, in che stand mi trovo e che marca sto utilizzando. Quindi io in teoria nella tabella prodotti mi dovrei portare appresso come chiavi primarie due campi, questi due. Non mi conviene farlo perché è pesante gestire due chiavi primarie. Quindi qua in teoria io faccio una forzatura dentro la tabella di raccordo, faccio una forzatura, e dentro questa tabella io inserisco un terzo campo che è una chiave primaria. Qual è il suo scopo? Una chiave primaria che si incrementa da sola, quindi come da tutte le chiavi primarie. Io metto praticamente lavatrici, c'è la marca Samsung, avrà come PID stand supponiamo 5, PID marca 26, se Samsung è 26, ma avrà come chiave primaria che lo identificano ovviamente 1. Poi metto, che ne so, lavatrici sempre 5 e Whirlpool 184 come marca, e qui dentro io ce l'ho 5, 184, però la chiave primaria 2 mi identifica univocamente che quello è praticamente una lavatrice, sta nello stand elettrodomestici, marca praticamente Whirlpool. Quindi con un valore solo, io quindi spreco dello spazio fondamentalmente, perché qui sto, in teoria, se fossi bravo a programmare, mi dovrei portare presso queste due, ma vi ripeto, non lo faccio nemmeno io, lo faccio la database da 20 anni, perché è pesante portarsi appresso le chiavi primarie doppie. Quindi qua noi utilizzeremo un piccolo trucco che si impara con l'esperienza, cioè quella che vi sto dando adesso, perché è una regola che non troverete in nessun libro di database relazionali.
Quindi detto, ci aggiungiamo un campo chiave primaria che si incrementa ed è quello che ci portiamo appresso. Quindi uno mi identificherà la lavatrice della Samsung, il due mi identificherà la lavatrice della Whirlpool e cose di questo genere, per capirci. Quindi dopo qui dentro me ne entro. Soprattutto, no? Come prima cosa sempre la mettiamo le chiavi, no? Sì, sì, la chiave la mettiamo sempre. Io sono abituato a metterla sempre in testa. Allora, la regola è questa. Nelle tabelle di partenza si mette sempre la chiave primaria all'inizio e poi si mettono tutti i dati successivi e i campi booleani tipicamente vengono messi alla fine. Ma questa, ripeto, non è una regola scritta, è una convenzione che ormai io ho imparato guardando centinaia di database fatti anche da altri e che ho imparato a seguire pure io come tutti gli asini che una volta che li ha messi sul sentiero, quindi seguono il sentiero e vanno avanti. Quando invece ci sono chiavi di raccordo, vi ricordate che io le chiavi di raccordo la metto sempre prima, la chiave primaria? Ve lo ricordate quando abbiamo fatto regioni, province? Io metto sempre PID regione e poi metto la chiave primaria di provincia. Qui allora noi lasceremo PID stand e PID marca per primi e sotto subito metteremo ID, che ne so, lo chiamiamo stand marche. ID stand marche. Allora io me ne vado dentro il database negozio, mi prendo la tabella stand marche, struttura, e qui dentro faccio aggiungi un campo alla fine della tabella, dove sta la fine? Ah, già c'è. È un po' alla fine della tabella, esegui. ID stand marche. Allora, questo ID lo mettiamo ad incrementare. Salva. Perfetto. Purtroppo uno potrebbe anche inventarsi delle sigle per i campi quando sono troppo lunghi, però poi tenete presente che o lasciate la documentazione a quelli che vengono dopo, ma anche a voi stessi se dovete riprendere in mano praticamente il progetto parecchio tempo dopo, oppure se no vi dovete mettere a fare questi campi lunghi. Poi vedremo che c'è una tecnica per potergli dare dei nomi più sensati quando si fanno le interrogazioni, perché ID underscore stand underscore mark è un po' brutto. Però se io metto invece, che ne so, ID Pippo, potrebbe essere più interessante dal punto di vista della rappresentazione dei dati. Allora, non lo so, io sono un utente, quindi è soltanto per il punto di vista... Per voi e per quelli che poi devono lavorare a livello di back-end per inserire dentro i dati, giustamente, perché dovete dare la mano pure a loro a identificare in maniera chiara quali sono le informazioni che c'è stato. Allora, riandiamo praticamente dentro al database negozio. A questo punto io mi devo fare praticamente la tabella che riguarda la tipologia del prodotto. Allora, qui dentro io comincerò a mettere che cosa? No? Lo stand, la marca, qui dentro io metterò lavatrici, lavastoviglie, televisori, impianti stereo, computer, monitor, quello che vuoi fare. Questo c'è dentro. Quindi ci vuole praticamente che cosa? Un ID per identificare la tipologia del prodotto, una descrizione del prodotto, uno stato del prodotto, se vende o non se vende più, perché un negozio potrebbe chiudere, che ne so, un'area, non stende perché non vende niente, quindi non gli conviene più praticamente produrre, ma dal punto di vista dei dati deve rimanere dentro per quanto riguarda la fatturazione e gli ordini, per quanto riguarda lo storico fiscale. Quindi ricordate che non si cancella mai niente dai database che gestiscono fatture, ordini e articoli. Se annulla tutto, se nasconde, se mette uno, due, tre campi praticamente anche booleani, ma se nasconde tutto e se cancella niente. Chiaro? Allora io qui dentro metterò la tabella dei prodotti, la chiamerò prodotti. Tre campi per il momento mettiamoci noi. E ci metterò, anzi scusate, quattro perché ci devo ricordare anche il puntatore alla tabella praticamente stand marche, quindi sono quattro. Esegui. Quindi io qui dentro ci metterò direttamente PID stand marche intero, un ID prodotto. Questo possiamo metterci tranquillamente. Tenete presente che tutti i prodotti sono anche catalogati dal punto di vista
dei codici a barra, cioè nel senso che non sarebbe necessario mettere un identificatore unico, però vi ripeto, è molto comodo per quanto riguarda la gestione, lo genera in automatico e come tale voi non dovete metterci le mani, no? No. Il prodotto poi ci metterò, che ne so, prodotto sarà un varchar, questo possiamo abbondare, mettere 80 caratteri, uno stato del prodotto booleano, il prodotto esiste, come valore predefinito ci possiamo mettere uno, ok? Salva. Nessuno incremento? No. C'è, sì. Dentro prodotti c'è il campo praticamente di prodotto che è autoincremento, vedi? Secondo. È sempre il solito campo chiave primaria contatore. Se io me ne vado adesso, sistemiamo anche questa tabella dentro al database. Vedete, le cose l'hanno fatte a pezzettini, Ecco qua. Anzi, possiamo andare anche qua. Quindi questa la mettiamo così, in modo tale che ci spostiamo tutti verso destra. Qui dentro, vedete, io ho il distend mark che lo prendano, lo fa clic qua, track, ok, perfetto. Ecco, e adesso io sto scendendo, vedete? Questo, tra parentesi, se ci fai caso, mi permette anche di fare quella cosa che dicevi te in questo modo. Perché io posso entrare sia come tipologia di stand, elettrodomestici, televisore o cose, oppure posso entrare anche come marca. Quindi questo all'inizio, vedete, perché questo fondamentalmente non esiste un inizio unico, questi sono due inizi. Posso entrare come stand e quindi faccio la navigazione come stand, fammi vedere, una volta si utilizzavano molto le metafore visive, il primo flash mall uscito nel 98, praticamente c'era proprio la piantina di un supermercato, sembrava di un Dupim, e c'erano colorati con maniera diversa, c'era gli stand dove si vendeva telefonia, elettrodomestici, computer, software, cose di questo genere. Se qualcuno invece voleva entrare come marca, faceva clic su marca e in praticamente quella piantina cambiava, vedevi il simbolino, vedevo Samsung, Philips e tutto quanto, quindi vedi tutti come se si vedesse nelle mappe di Google, che vedi tutta una serie di balloon con praticamente il vario simbolo. Questa struttura che abbiamo costruito noi ci garantisce un accesso doppio, posso entrare sia da stand che da marche, quindi posso anche costruirmi una cosa che permetta all'utente di scegliere come navigare in mezzo praticamente ai vari prodotti. È collegato il D-Stand Mark con PID Stand Mark. Esatto. Scusa, il di prodotto io ho invece della chiavetta c'ho l'hashtag, no? C'hai il coso, il cancelletto? Sì. È perché non l'hai messo auto-increment. Ah, ecco. Allora, se tu per metterlo auto-increment. Da prodotti. Database e negozio. Il prodotto. No, qual è prodotti, sì. Il okay. Prodotto, auto-increment. Struttura. Non si fa vedere poco. No, allora vai qua. Allora. Prodotti. Struttura. Guarda, seleziona il prodotto. Okay. Gli metti la crocetta qua. Sì. Poi vai qui sotto. E fai clic sul primario. Okay. Fai clic sul primario. Perfetto. Okay. Perché a seconda di quanto spazio c'è a disposizione. Allora, se c'è spazio a disposizione, questo li dovrebbe mettere qui di lato. A voi ve li mettete di lato o sotto? Sotto. Come si fa a eliminare una relazione? Ho sbagliato a relazionare due campi. Allora, ce l'ha dentro database negozio, design, questa qua, vediamo un po', cos'è che io non l'ho mai fatto? Allora, questa crea tabelle, crea relazioni. Dov'era? C'era una cosa? Link a volare, link diretti. Oddio. Dov'era che si faceva? Perché non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Ah, ecco, scusa. Vedi, annulla. Vedi, devi andare proprio su questa parte qua, quella rotonda. Sì.
fai click. Ok, quindi la, e fai la, elimina. La giusta è il distend mark, quello del centro con la chiave, sì, verso il distend mark. Vedi, in altri prodotti un po' più seri in cui esiste il pulsante destro, tu basta che ti posizioni sul link, pulsante destro, esce fuori il menu a pop-up, elimina relazione, fai click e se leva. Adesso dobbiamo scendere da giù verso gli articoli. Quindi ci servirà una tabella che conterrà il puntatore al prodotto e dentro verrà messo praticamente l'articolo. Nell'articolo, vi ripeto, ci si può mettere quello che uno vuole. Uno può rendere complicato fino all'inverosimile la struttura della tabella articoli. Pensate solamente, che ne so, se io volessi vendere le cartelline di plastica, oltre ad avere praticamente una forma e una dimensione a 4 verticale, a 4 orizzontale, trasparenti, di colore rosso, di colore verde, blu, che si chiudono con le cose a pressione, oppure che si chiudono, avete messo quello filetto, quelle elastiche. La si può rendere complicata quanto vuole praticamente. Però tipicamente le cose fondamentali per un articolo sono, a parte l'unico, il nome dell'articolo, una piccola descrizione. Molte volte, diciamo, sistemi di commercio elettronico non proprio molto complessi per piccoli negozi, tipo le floristerie, sai, queste cose qua, i fiorai che vendono anche online, queste cose qua, non c'hanno tutta questa complicazione fondamentalmente. Però ecco, c'è il nome dell'articolo, la descrizione, il costo. Io poi qui dentro, cioè, non ci ho messo un campo, ma ce lo metterei immagine piccola, immagine grande. Volendo si possono mettere anche più di immagini. Avete visto che ci stanno, se andate a vendere i computer, sui siti dei computer, quando vedete un computer potete vedere anche la slideshow che vi fa vedere davanti, sopra, sotto e tutto quanto. Quindi se volete mettere secche due immagini, quella piccola e quella grande, mettete due grandi, MGB che è MG Small, ve la cavate là. Se invece volete creare un vero e proprio album fotografico sul prodotto, perché lo volete far vedere da più punti di vista, allora qui sotto ci sarà una tabella collegata, in cui qui dentro ci sarà l'album, dato un prodotto, ci sono N immagini su quel prodotto, quindi quando io vedo un computer vedrò, che ne so, 3 immagini, su un televisore ne vedrò 5, su un gioiello ne vedrò 20, perché farà quelli più particolari, sai, dei brillanti, queste cose qua. Quindi dipende da come mi viene richiesto, diciamo, praticamente il progetto. Teoricamente ci sarebbe anche il codice del prodotto, ma se non magazzino. Sì, in teoria, qui dentro ci dovrebbe essere il codice a barre fondamentalmente. Certo. Nel codice a barre c'è compreso praticamente tutto, però il codice a barre, badate bene, è di due tipi. È quello del produttore che ve lo spedisce, ma poi molti, come faceva Flashmob, molti lo rieditavano, quindi ci saranno due codici a barre. Quello del produttore che te lo spedisce, che serve per potergli mandare indietro i resi o le parti che non funzionano. E poi c'è quello praticamente di chi lo vende, per caso Flashmob, il mall, che praticamente c'è un suo codice a barre perché lo individuava nello stand, nello scaffale, in quella particolare situazione, di che colore era. Che ti frega. Esatto, una cosa di questo genere, poi quello serviva perché quando andavi alla cassa passavi quello e praticamente andavi in magazzino, il magazziniere e scaricava praticamente in automatico senza andare sulle maschere. E scaricava praticamente dal magazzino, mentre invece se gli ritornava indietro perché era rotto, come succedeva qualche hard disk e cose di questo genere, lui prendeva il codice del produttore e praticamente lo mandava indietro, e quindi diceva: no, quel pezzo è stato scaricato, è rientrato ma è rotto, quindi l'ho mandato in assistenza. Quindi in teoria dei codici a barre ce ne possono essere anche più di uno. Io qui dentro ci ho messo il D unico, io ci metterei codice articolo, se proprio volessi fare la persona perfetta, codice articolo, 1, 2, quello poi decide praticamente come gestisce praticamente questa cosa, codice articolo interno, codice articolo del produttore, cose di questo genere. Poi ci metterei il nome, la descrizione,
il costo, io qui dentro ci metterei, allora mettiamoci, facciamo una cosa semplice, mettiamo immagine piccola. Pure questo, secondo me, fra immagini, poi dopo ti fuori il piccolo grande, a seconda di come serve. Sì, però è una complicazione, perché vuol dire che devi fare una tabellina di lato dove tu metti tipo immagine, piccola e grande, e ah, poi una tabellina di raccolto. Questo immagine, cioè questo qui all'inizio stavamo dicendo come da magazzino, il magazzino non si vede in immagini, non è che vedersi di immagini. Il cliente, insomma, sul sito no, però, lo vede, sì. Lì, lo fai con. Però non puoi fare, non puoi fare due database differenti, uno per il magazzino e l'altro per il sito web. Il database deve essere unico. Poi ci sono delle funzionalità che vengono viste sul sito web e delle funzionalità invece che vengono viste da parte del magazzino. No, quello sì, per questo dicevo, rispetto alla cosa detto prima, no? Immagini e poi a parte fai tabella per la galleria, perché l'immagine la vedi il magazziniere e no. Al magazziniere dell'immagine non gliene frega niente, appunto, perché tanto lui va a cominciare. Può essere il magazziniere, può essere anche il pischelletto che sta sopra il negozio a cercare l'oggetto al computer. Allora, due sei casi, o decidi di metterci delle immagini fisse come numero, una piccola e una grande, o devi fare una galleria. Allora, se ci vogliamo mettere solamente due immagini, quella piccola e quella grande, cioè il thumbnail e l'immagine grande, basta mettere due campi dentro, punto. Se invece vogliamo fare praticamente una slideshow, allora qui dentro non ci vanno nessuna di queste due. Io adesso faccio un'altra tabella così al volo. Io farei una tabella immagini, penso articoli, anzi no, immagine e basta, e qui dentro ci metterei il PID all'articolo e qui dentro ci metterei l'ID immagine. A questo punto, se visto che ce ne possono essere una, come ce ne possono essere molti, ci metterò anche una descrizione, che so, visione laterale sinistra, visione laterale destra, sopra, sotto, monitor, interno, particolare del processore, cose di questo genere. Qui dentro ci sarà anche una descrizione, uno stato immagine, così in questo modo, se voglio, qualcuno la posso anche non far vedere. Però questa, a questo punto abbiamo un'altra tabella con una relazione una a molti fra l'articolo e le immagini che appartengono a quell'articolo. Io però per esempio una volta ho messo delle immagini, come dato mi sono messo l'indirizzo e l'immagine dove andavo a metterla. Ma infatti io lì dentro ci ho messo immagine piccola e immagine grande. Dico, se ci sta l'indirizzo come cosa, alla fine serve il PID articolo per puntare. Poi c'è l'ID dell'immagine, la descrizione qui dentro ci sarà, che ne so, PAT. Immagine. Allora questo sta dentro la cartella img underscore big e si chiama, potete anche generare un nome in automatico se volete, potete anche generare un nome che una volta si generava in automatico un nome che ci aveva come praticamente prima parte il codice dell'articolo, seconda parte il come si chiama l'id dell'immagine e terza parte, separate tutte dall'underscore, che c'è scritto big o small per individuare se era quella piccola o quella grande, per capirsi. Però adesso, siccome adesso in un'ottica di SEO si cerca anche di dare sempre lo stesso nome, sapete, se io sto guardando il Colosseo e metto 10 immagini del Colosseo per fare in modo che la parola Colosseo venga indicizzata, si mette Colosseo 1, Colosseo 2, Colosseo 3 e così via, perché così almeno il motore e l'indicizzazione di quella parola è migliore. Se tu ci metti 0.25 underscore 417 underscore big, che è quella, se sa, capito? Quindi come tale, forse da questo punto di vista basta mettere l'ID dell'immagine e la descrizione, ci metti il PAT. Tipicamente il PAT in teoria potrebbe anche non servire, Perché io l'ho messo perché poi automaticamente se l'utente loggava col suo utente, gli veniva l'immagine l'avatar di quella che aveva messo lui, gli metteva il suo profilo. Sì, però si può anche fare in questo modo, visto che se tu hai delle immagini che sono o piccole o grandi, potresti fare anche due cartelle separate, big e small, e lì dentro ci metti un'immagine e qui dentro anziché metterci il PAT, che tanto il PAT è fisso, ci metti oltre la descrizione, ci metti il titolo dell'immagine oppure il nome dell'immagine, che fai prima. Però le immagini, quelle lì, a seconda di chi le mette dentro, verrebbe anche molto, se uno scrive invece Colosseo, scrive Coloss dentro, non te la trova,
mentre invece un padre della cartella che poi ti legge tutte le immagini, te le out tutta, in teoria non è più sicuro, cioè adesso più... Sì. Meno, diciamo... In teoria si può fare tutto. Ma può fare, sì, il problema è che dipende dal tempo che uno ha a disposizione e dal budget che dà al cliente, perché se il cliente dice, no, guarda, c'ho un budget basso, non è che mi metto a proporre, ti faccio questo con le slide show che ti fanno. Cioè, con questo budget ti posso mettere immagini piccole e immagini grandi. Punto. Quindi, pure quello è dipende, si può fare tutto, ma dipende dai soldi e dal tempo che c'è a disposizione. È vero che adesso che per fare le slide show ci sono tante cose in JavaScript che praticamente uno le butta dentro e funzionano. Io dicevo, perché per le immagini le butti dentro un plugin. Dipende se la cosa serve o meno. Non è mica detto che il cliente richieda per forza la slide show. Anche perché fare una slide show di 10.000 prodotti vuol dire che tu devi avere un grafico che prende quei 10.000 prodotti, prende, che ne so, tutte le prospettive dell'immagine, le fa tutte quante piccole e tutte quante grandi. È un costo. Bisogna vedere anche se il cliente lo vuole affrontare questo costo. Ormai proprio quei grandi puoi tagliare con molti programmi che lo fanno. Ci sono anche delle librerie in PHP come ci sono in Aspenet che praticamente gli dai un'immagine automaticamente le fanno la thumbnail. Ma dipende tutto quanto, di solito il problema è più complicato da programmare, quindi ci vuole più tempo, quindi vuol dire che il costo è maggiore. Non pensare che utilizzi WordPress, perché WordPress fa le cose da solo. Pensa se devi fare un sito fatto a manina. Ma sì, no, perché io ho fatto quello che manina. Uno deve stare anche attento a quello che promette al cliente con i soldi che in cambio con i soldi che quello che gli dà, perché sennò alla fine ti promette troppo, ci mette troppo tempo, alla fine ci perde. Ma tu un'immagine big, immagine small, ci capiresti proprio immagine sopra il... No. Allora, dipende, pure questo dipende dal cliente. Alla Buffetti le immagini erano tutte quante dentro il database, quindi tutti erano nel database, backup pesava 45 giga di roba, di cui 10 mega erano i testi e resto tutte immagini. Se no lavori sul file system, qui dentro ci sarà il pat fisico dove si trova l'immagine, che sarà una cartella slash img underscore big slash, e dentro ci sarà l'immagine, che so, Colosseo 26. Ma a parte Buffetti nessuno ha chiesto di introdursi su Dambino? No, dipende. Quasi tutte le grosse aziende che hanno dei grossi sistemi informativi ti chiedono tutto quanto di mettere dentro il DB, perché per loro è più semplice. Loro la sera quando chiudono alle 6 l'azienda fanno partire il sistema del backup che prende e si duplica sul nastro 50 volte tutto il database. Se invece tu devi fare il sito per il negozietto per la bonisteria che sta sotto casa, quello non c'ha un mega sistema informativo e quindi gliene metterai sul file system, ma gli dovrai pure là mettere in piedi un sistema che intanto il far backup e delle cose stanno perché pure il file system si rovina. Pure poi pensavo quasi nessuno che si usa database. No, esistono proprio delle istruzioni per mettere in mano in tutti i database. Anzi, ti dirò di più, una volta si faceva solo così all'inizio, quando le immagini praticamente erano GIF a 8 bit, capito, che pesavano poco. Poi sono cominciate ad arrivare immagini in TIFF e TGA, tutte queste cose qua. Quindi... Ma aumenteranno i PIA su internet, oppure sta tanto meglio? Ma guarda, secondo me, se non migliorano le linee in Italia, possono fare quello che pare, funzionerà meglio. Vabbè, dai, andiamo avanti. Okay, sì, allora.